col titolo, ragazzi, vi ho detto tutto quello che ho da dirvi in questo video. Ve l'ho detto col titolo. Non sono incazzato, ma sono assai rammaricato. E adesso vi spiego perché. Perché un conto è essere scarsi, un conto è essere polli. E noi stasera siamo partiti scarsi, ci siamo rivelati polli. Perché a un certo punto abbiamo capito che scarsi non eravamo. E che eravamo neanche polli. E dopo la merda è venuta a galla. Allora, premessa, torniamo a giocare a Champions dopo 7 stagioni. Atletico Madrid e Porto pareggiano 0-0. Meglio così. Non mi aspettavo una vittoria. Ad Anfield, pieno di tifosi, cazzi e mazzi, non è che mi aspettassi di tornare a casa con la vittoria. Cioè, ma neanche con un pareggio. Però, a ripensarci, noi potevamo tornare a casa con un pareggio. Potevamo. Abbiamo avuto l'opportunità di farlo e l'abbiamo mandata a fanculo. A fanculo. Primo tempo partono, ci dominano ragazzi, c'è una cosa incredibile. Cominciano a mille, facevano la reaction e infatti dicevo, oh ma prima o poi si stancheranno di spingere, di pressare, si stancheranno. Trovano un gol con Leao, che fa la sua solita cappellata, poi si è riscattato, però ovviamente no cappellata di Leao, no parti. Track, cappellata di Leao è arrivata. Regala la palla a Alexander Arnold, che va verso la porta, trova una deviazione sfortunata di un Tomori che, poverino, io se non gli pigliano infarto in spogliatoio è un miracolo, perché ha giocato sostanzialmente solo lui stasera, lui e Magnan. E ha retto la difesa da solo. Non c'è da riproverargli niente a questo povero uomo, veramente. Trova la deviazione sfortunata, comunque sia, tiro cross, non lo sa neanche lui cosa ha fatto. Continuano a pressare, noi al primo tiro in porta, al 42esimo troviamo il gol dell'1-1 e due minuti dopo, su un'azione più o meno simile, troviamo il gol del 2-2. Qua Leao è impazzito, trova un assist e il pre-assist a Teo Hernandez, e lì però la partita devi gestire. E lì però è lì che viene il bello. Rimonti la partita e devi sapere andare avanti, no? No. Non abbiamo saputo andare avanti. Troviamo il 3-1 che ci viene annullato. Di fuorigioco di un pelo d'uccello, perché fuorigioco era di un pelo d'uccello, e viene annullato. Sul ribaltamento, in gioco di un pelo d'uccello, fa gol Salah. Non è di Salah la colpa, non è della posizione. La colpa è qua, purtroppo, di uno tra i migliori in campo, ovvero Magic Mike. Magic Mike, non venite a criticarlo perché ha parato un rigore. Si è fatto il culo. Ha fatto di tutto, ragazzi. Tutto quello che poteva fare Magic Mike l'ha fatto. Ha fatto anche 3-4 rinvii sui piedi di Leo Rebic, che purtroppo è stato da puttane, perché la metà dei giocatori del Milan fa gli stop, la palla va a 4 metri, devono incorrere. Bene a sempre il primo. Stasera ha avuto 2-3 stop infelici. E Magnan purtroppo ha avuto un'indecisione all'Andanovic, ha fatto lo stesso errore che ha fatto Andanovic contro la Sampdoria. Scusate, amici interisti, se vi prendo in prestito il vostro portiere, ma
devo fare un paragone, ha fatto lo stesso errore che ha fatto Andanovic domenica. Cross, stavolta il cross è la frontale laterale, esco, non esco, la palla è lì, quando la palla è lì quello ti sta per battere a rete non gli puoi saltare addosso, se no e gli dai un altro rigore. Gol stupido, gol stupido. E il 3-2 ha fatto un gol che non lo farà più nella sua vita. Che gli vuol dire? Che gli vuol dire? Ha tirato da casa sua di contro Balzo, l'ha messa lì. Non era angolatissima, Non era angolatissima. Ma il problema era che lì non ci dovevi arrivare. Non ci dovevi arrivare a quel punto lì. Perché quello doveva essere il gol del 2-2. Doveva essere il gol del 2-2 e non del 2-3. Premessa, sono abbastanza soddisfatto. Sono abbastanza soddisfatto perché questa è la squadra più forte del torneo. Noi siamo la più debole. Il loro compito è passare in girone come i primi. Il nostro compito è cambiare le carte in tavola e arrivare a fine girone e dire non siamo i più deboli. Partiamo come i più deboli, ma il nostro obiettivo è arrivare come non i più deboli. E in un girone come il nostro è difficile questa cosa. Perché già rendersi più forti del Porto è complicato. Figuriamoci rendersi più forti di Atletico Madrid e Liverpool. Comunque, vai ad Anfield. E pieno, zeppo, perché là non ci sono misure di sicurezza. Dove a ogni palla che tocchi è pioggia di fischi. Perdi un gol a pollo, perché ovviamente spero e mi auguro che impareremo dai nostri stessi errori. E come inizio io, raga, non mi posso neanche lamentare, non mi posso neanche lamentare più di tanto. Però che serve la lezione alle prossime volte quando subiamo così. Perché ragazzi, se in campionato, ad esempio contro la Lazio e la Sampdoria, abbiamo tenuto sul fortino, quando la posta in palio si alza, e c'è da cagarsi addosso. Giustamente, giustamente, giustamente. Tanto domenica c'è la Juventus, arriveremo che siamo sfatti. Loro hanno giocato martedì, noi abbiamo giocato mercoledì, loro hanno giocato contro il Malmo, noi abbiamo giocato contro il Liverpool. Quindi domenica, se non si vince, sarà perché oggi ci siamo ammazzati. Meglio ammazzarsi oggi e toccare la domenica contro la Juve che toccare piano oggi e ammazzarsi domenica. Quello ovvio. Perché almeno ritorno, almeno abbiamo fatto un ritorno in Champions League degno di nota. Io mi permetto di dirla questa cosa. Io mi aspettavo di perdere una cosa come 4-5-0. Abbiamo perso 3-2 da polli. Io pensavo di perdere 4-5-0 da scazzi. Abbiamo perso 3-2 da polli. Va bene, cioè non va bene, ma va bene. Diciamo che se avessi perso così in campionato contro l'Inter, contro la Juve, contro la Roma, io avrei buttato giù tutto quello che vedete quanto a me. Così, bene o male, dispiace, perché ti ci hanno fatto credere. Io ho avuto l'intervallo di partita più bello della mia vita, e purtroppo poi vige la legge del più forte. Piccola nota su come ho visto la partita. La partita io l'ho vista più o meno. Eravamo in live su Twitch e qua approfitto per dire che ho trovato qualcosa che fa più cacare di DAZN ed è Mediaset Infinity. Io non so gli amici interisti come abbiano visto la partita col Real. Quindi, se c'è qualche interista che è venuto qua per vedere questo video, perché mi voleva vedere incazzato e spaccare tutto, cosa che purtroppo per lui non sono riuscito a dargli, almeno per ora. Poi, ci sono ancora 8 mesi di campionato, tutto può succedere. Quindi, gli amici interisti che sono venuti qua per farsi due risate, mi dite com'è lo stream di Prime Video con una connessione abbastanza stabile, perché se la prossima la vedete su Mediaset Infinity, è probabile che voi, amici interisti, la partita non la vediate proprio. Cioè, io ve lo dico. Perché come c'è un piccolo sovraccarico, salta tutto. Diresti, hai una connessione di merda. Non ho una connessione di merda perché nel prepartita, guarda caso, durante l'intervallo, andava tutto.
andava tutto benissimo. Quindi appello contro la... piccolo appello contro la... Manchester Infinity. Prima di prendervi i diritti di trasmettere qualcosa, abbiate le cazzo di attrezzature, vi prego. Abbiate attrezzature. Perché sennò non si torna a Roca Directa, si torna a S-Goal, si torna ai siti pirati. Perché così non si può andare avanti. Io dal 78esimo, ragazzi, ho interrotto la stream. Andate su Twitch, domani esce il recap della stream. Il recap della stream arriva fino al gol del 3-2 del Liverpool. Perché dopodiché è saltato tutto. E arriverà novità, le pagelle, da domani in allegato all'Heavy Action. Detto questo, ragazzi, le note sui singoli ve le metto tutte domani. Vi parlo dei singoli, vi parlo dei cambi, vi parlo di tutto, però domani la reaction. Io questa era solo un po' spartita. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, forza Milan e testa da Juve.